15 marzo il servizio del porta a porta è partito su tutta la città. Facciamo un bilancio della situazione per quanto riguarda la ditta e per quanto riguarda i cittadini. Sì, allora è passato un mese dall'inizio del porta a porta allargato. Quando diciamo, analizziamo i risultati è giusto anche andarli ad analizzare nel contesto da dove siamo partiti. Quindi se consideriamo il contesto iniziale e vediamo i risultati odierni, ci possiamo ritenere più che soddisfatti. Ecco, a parte da una prima immagine della città di come ci arriva agli occhi in questi giorni, ci confortano soprattutto i dati della raccolta differenziata. Diciamo, in questa giornata non mi sento di dare una percentuale ben definita perché ci sono ancora alcuni parametri da inserire, però se analizziamo i quantitativi di secco indifferenziato che facevamo prima, qualche mese fa, qualche anno fa, e quelli di questo mese sono, diciamo, enormemente cambiati, quindi significa che la gente sta differenziando di più, quindi c'è meno quantità di secco indifferenziato che andiamo a smaltire e crescono quindi di concerto le quantità di umido, di plastica e di metalli conferiti. Quindi questo fa ben sperare in un prosieguo della raccolta differenziata porta a porta. E ci può dare dei numeri in merito più o meno su grandi linee di questo Allora, devono periodo? ancora essere inserite alcune percentuali, quelle per esempio del compostaggio domestico, alcuni piccoli parametri che poi vanno a far definire la percentuale di raccolta differenziata. Quindi in questo contesto non mi sento di dire una percentuale che poi possa cambiare da qui a qualche giorno. Però Quindi i cittadini stanno rispondendo bene a questo sì, porta a porta? fortunatamente sì, abbiamo una larga parte di cittadini che sta facendo bene la raccolta differenziata e questo ci conforta tanto, però è naturale che non sono tutte rose e fiori, quindi c'è una buona parte, diciamo, una piccola parte, sparuta parte di città che ancora non segue il calendario, sta ancora conferendo con buste nere in modo, diciamo, indiscriminato sul territorio, però stiamo cercando di contenere questo fenomeno. Lo vediamo perché i siti abusivi sul territorio sono enormemente, diciamo, diminuiti. Prima erano censiti oltre 120 siti di smistamento abusivi, di riversamenti abusivi sul territorio. Sono calati in numero esorbitante, quindi questo è un bel segnale che ci fa ben sperare per il prosieguo. Ci segnalano tante difficoltà nei parchi rispetto al posizionamento dei bidoni. Vedi Via del Clero, vedi tanti altri parchi che so che ha avuto vari incontri. Molti solleciti, sì, vabbè, è complicato all'inizio, siamo passati da un sistema, da un vecchio sistema a un nuovo sistema, il che non è semplice, mi rendo conto, è proprio questione di abitudine, quindi abituarsi a un nuovo sistema. Ci siamo resi disponibili con i cittadini, appunto, nei parchi. Il primo approccio è stato molto negativo. Perché ecco, la domanda mi viene fatta perché devo avere il bidone sotto la mia finestra? Però allora è chiaro che i bidoni all'interno del parco sono vuoti, devono essere messi fuori vuoti dall'orario di conferimento, cioè da ora che abbiamo ancora purtroppo il problema del coronavirus, quindi dalle 19 alle 24. Una volta poi che abbiamo risolto il problema del coronavirus, passiamo dalle 21 alle 24. Quando vengono messi fuori, allora i cittadini possono andare a conferire. Prima, quando i bidoni sono all'interno del parco, non si può conferire, quindi anche se vanno sotto la finestra, non c'è il cattivo odore. Purtroppo mi rendo conto che è l'approccio iniziale che, vabbè, ma noi eravamo già pronti a questo, che i cittadini fossero spaventati di fronte a questa cosa. Però ecco, la nostra disponibilità, sia mia, dell'assessore che del DEC Francesco Liguoro, comunque siamo sempre sul territorio, rispondiamo sempre al telefono, siamo disponibili non al 100% ma al 1000 per 1000. Quindi qualsiasi domanda, ecco, stiamo accompagnando i cittadini per mano al porta a porta, in particolare nei parchi. Allora, nel parco, in particolare in un parco, Parco Clero, mi hanno segnalato praticamente stamattina, hanno raccolto tutti i bidoncini e li hanno messi sul suolo pubblico di fronte e chiedevano a gran voce magari l'autorizzazione a fare un depistaggio, cioè a fare, quindi come si può venire incontro a determinate esigenze. Allora, sul luogo pubblico i bidoni non possono stare. Mi ripeto, i bidoni devono stare all'interno del parco vuoti, messi fuori e poi riempiti.
al momento che vengono messi fuori, ma poi ben passa la ditta, raccoglie i rifiuti, quindi libera il bidone dai rifiuti e poi vengono riportati dentro. Quindi non, assolutamente questa idea di tenere i bidoni sul luogo pubblico non è possibile. Siamo tolleranti nella prima fase, cioè che adesso notiamo che comunque ci sono i bidoni sui luoghi pubblici, purtroppo tra le strade, sui marciapiedi, eccetera, eccetera, è un periodo di transizione. Tempo un po' di giorni, non voglio dare una data perché non sarei corretta nei confronti dei cittadini, però dobbiamo risolverlo questo. I cittadini si devono abituare a tenere i bidoni all'interno, però premetto vuoti. Il problema nasce, dicono, noi non abbiamo autorizzato la ditta a entrare nel parco privato, perché se rompe la macchina, se si fa male, se qualsiasi altra cosa, cioè gli amministratori come mi hanno risposto a questa cosa, qualcuno... Allora, questo è un problema tra i condomini e gli amministratori. Allora, se l'amministratore dà il via libera alla ditta ad entrare dentro è perché evidentemente si è interfacciato con i condomini e hanno accettato l'ingresso, l'autorizzazione a far entrare la ditta, altrimenti mica siamo noi, a noi non interessa, a noi interessa soltanto che i cittadini devono conferire l'orario giusto, devono conferire correttamente, i bidoni non devono stare sul luogo pubblico. Faccio una premessa, noi siamo partiti bene, non ce l'aspettavamo, devo complimentarmi con i cittadini della città del Corallo perché stanno differenziando bene, mi complimento, almeno questo lo dobbiamo dire. Poi l'abitudine dei bidoni lo dobbiamo risolvere al più presto. E quindi praticamente l'amministratore deve risolvere prima con i condomini in maniera interna e poi trovare degli spazi idonei. Certo, e ci sono altrimenti l'altra soluzione è ogni sera spostare i bidoncini da dentro fuori. Come possiamo dare una soluzione, un consiglio? Allora, faccio una premessa, noi siamo andati a fare i sopralluoghi con l'assessore e il DEC, laddove non c'è spazio per i bidoni vanno le rastrelliere, perché ovunque possono andare i bidoni perché comunque ingombrano spazio, una batteria è composta da 4 bidoni, quindi a volte in alcuni punti non è permesso, quindi ci sono le rastrelliere sono dei ganci dove si appendono i sacchetti, poi passa la ditta e li prende. Poi per quanto riguarda il passaggio tra mettere il bidone fuori, portare il bidone dentro, la pulizia eccetera eccetera, questo basta mettersi d'accordo sempre col condominio. O c'è un volontario, o si alternano fra di loro, oppure chiamano qualche persona, insomma, che possa, si renda disponibile. Ci sono tante alternative che noi stiamo collaborando comunque con i parchi e con i cittadini, cercando di dare delle soluzioni ai problemi che ci vengono posti. Ok. Assessore, qual è la modalità per segnalare disservizi nei prelievi? Disservizi, quindi. Certo. Pure per quanto riguarda il ingombrante, perché abbiamo collezioni noi nelle nostre mail di rifiuti con un codice a base di 20 giorni, 30 giorni. Qual è la procedura e come fa? Allora, qual è la procedura? C'è un numero verde che è stato messo a disposizione dalla ditta, che è l'899-39-84. Questo è il codice sia per le prenotazioni degli ingombranti e sia per le segnalazioni dei disservizi. Abbiamo già fatto notare che il numero è stato inondato di chiamate, quindi abbiamo messo a disposizione dei cittadini un ulteriore numero dell'amministrazione comunale con un dipendente che è stato, diciamo, messo lì a rispondere alle segnalazioni. Per gli ingombranti, a parte fare la segnalazione e prenotare attraverso questo numero, però già anticipo che le prenotazioni stanno già da qui al mese di maggio, c'è anche un format da compilare attraverso il sito internet della ditta, che è pubblicizzato anche attraverso, diciamo, il sito comunale, dove il cittadino può prenotare il ritiro dell'ingombrante. Però, come dicevo, le prenotazioni stanno già al mese di maggio, quindi il mio consiglio è che se si trattano di ingombranti di piccola dimensione che possono andare anche in un'automobile,
di utilizzare due piccole isole ecologiche che sono state, diciamo, ecco, messe a disposizione proprio per questa fase iniziale. Una si trova alla Santissima Trinità ed è operativa dal lunedì al mercoledì dalle 7.30 alle 13.30 del mattino, e un'altra è disponibile presso Santa Maria la Bruna dal giovedì al sabato negli stessi orari, con la precisazione che i RAE si possono conferire solo il giovedì presso Santa Maria la Bruna. Quindi questa è la modalità, fermo restando che quello che abbiamo notato e che abbiamo dato a disposizione noi amministratori, tutti i consiglieri, ecco, un'ampia disponibilità ai cittadini. E devo dire che hanno fatto una grossa parte, diciamo, i cittadini su questa fase iniziale, perché ci hanno segnalato tutte le problematiche delle varie strade di Torre del Greco, che poi, ecco, è un servizio nuovo per i cittadini, ma è anche un servizio nuovo per gli operatori. Quindi, senza dimenticare, perché Torre del Greco è fatta da stradine che sono strade diciamo, sperdute, strade private, vialetti che nemmeno, diciamo, gli operatori conoscono. Quindi le varie segnalazioni dei cittadini sono state, diciamo, analizzate, sono stati fatti sopralluoghi ad hoc, e un po' alla volta nel giro di queste prime settimane sono state, ecco, risolte tutte le problematiche segnalate. Ok, ma come disservizio, se il cittadino deve segnalare un disservizio, come capita a noi che ci mandano le foto alle 11 di sera o a mezzanotte, dicono, cioè c'è un orario, c'è un range, certo. Dare questo range? Il consiglio che io dico, diciamo, che do ai vari cittadini è di farci la segnalazione dalle 10 del mattino alle ore 13 della giornata. Questo perché ci dà modo di poter mandare una persona a fare il sopralluogo, di fare la contestazione nella stessa giornata, e in quella giornata la ditta entro le ore 18 è tenuta a rimuovere, diciamo, il rifiuto da terra. Quindi se la segnalazione ci viene fatta purtroppo di sera, non c'è il tempo materiale di intervenire sul posto. Quindi quello che consiglio è di farci la segnalazione verso le 9:30-10 di ogni mattino su quella frazione che è prevista da calendario. Ci segnalano difficoltà nel contattare sia il numero verde, a contattare proprio la ditta in generale. Dicono, noi chiamiamo, ma questo numero non risponde nessuno. Come possiamo risolvere? Vabbè, adesso chiederemo comunque supporto all'assessore, magari scriverà una nota ed evidenzierà il problema, però l'assessore già l'ha fatto precedentemente. Evidentemente non basta una sola linea, credo che sia opportuno un'ulteriore linea a servizio dei cittadini. Allora, qual è secondo lei il punto critico della raccolta porta a porta, anche se presto per fare i bilanci, comunque qual è il punto critico, dove si può migliorare, cosa possiamo fare nel futuro? Allora, migliorare, certo, ci si migliora sempre, quindi in corso d'opera vediamo tutte le criticità, noi siamo aperti comunque a tutto, a noi fa piacere quando il cittadino ci chiama e ci fa notare qualche disappunto, ecco, come per esempio il numero verde, che purtroppo evidentemente non basta, come ho sottolineato prima. La fase iniziale ci sono tanti aspetti negativi, però l'aspetto positivo, che è un aspetto da non sottovalutare, è quello che la percentuale comunque si sta alzando, quindi questo è positivo, quindi vuol dire che i cittadini stanno collaborando. Ora ci serve un ultimo sforzo, quello dei bidoni, è assolutamente vietato i sacchetti neri, come diceva poc'anzi l'assessore. Un po' di sacrificio soltanto nella prima fase, ma sicuramente supereremo alla grande. Ok, assessore, si vedono i primi effetti della raccolta differenziata, come abbiamo detto, ma la periferia effettivamente si lamenta che c'è sta veramente un dislivello tra il centro, e riceviamo tante segnalazioni in merito. Sì, segnalazioni arrivano anche a noi, soprattutto per svestamenti, degli svestamenti abusivi. Noi nel mese di febbraio avevamo intensificato i controlli sul territorio con fototrappole e 4 pattuglie dei vigili a fare solo il controllo del territorio in materia, diciamo, di rifiuti. Poi con l'emergenza del Covid-19 abbiamo dirottato purtroppo tutte le unità sui controlli del territorio, quindi sono venute meno, quindi, diciamo, di conseguenza i controlli in materia ambientale. Quindi stiamo cercando di tamponare il più possibile, facendo sempre, diciamo, dando un riscontro alle segnalazioni dei cittadini.
però sperando che ben presto, con la chiusura dell'emergenza del coronavirus, andremo di nuovo, diciamo, a tamponare questi sversamenti con fototrappole, videosorveglianza e controlli mirati da parte dei vigili urbani, quindi della polizia municipale. Quindi si ritorna alla normalità, coronavirus, parliamo di rifiuti proprio. Sperando che però, diciamo, ne parliamo come un virtuosismo della città. Io sono molto fiducioso perché i dati stanno facendo percepire che ci sono tanti cittadini di Torre del Greco che aspettavano la raccolta differenziata porta a porta e lo stanno dimostrando con i risultati, con i numeri e i quintali e le tonnellate di raccolta differenziata ben fatta. Quindi io sono sicuro che nel mese di luglio-agosto staremo qui a parlare di una città che viaggia con percentuali di raccolta differenziata oltre il 50%. Consigliere, lei vuole dare un consiglio ai cittadini, un augurio ai cittadini per quanto riguarda. Di essere un po' più tolleranti con i bidoni. Purtroppo dobbiamo convivere con i bidoni, però ecco, fatta bene e lavorando bene, i bidoni ci saranno accanto in maniera positiva. Per esempio, a Corso Cavour abbiamo risolto. Corso Cavour, dove ci stanno le inferriate sia a destra che a sinistra, ci sono dei vialetti con delle scale. Lì, per esempio, i bidoni non ci vogliono, ci vogliono le rastrelliere e quindi abbiamo risolto con queste. Però ecco, basta un po' di buona volontà, basta che il cittadino, ecco, ci contatti o all'assessore o al DECO, al comune o a me, siamo aperti a tutto. Però i bidoni sono i nostri amici, ci risolveranno il problema. Teniamo presente che il porta a porta si effettua in tutto il mondo. Perché sulla Torre del Greco stiamo avendo questi problemi? Perché vediamo il bidone come un nemico, ma non è così. Ma io sono convinta che supereremo alla grande e diventeremo la città simbolo del porta a porta. Buttol Servizi Ecologici e Comune di Torre del Greco insieme per il porta a porta, il nuovo servizio di conferimento per le utenze domestiche. I rifiuti devono essere depositati davanti alla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 24 del giorno indicato. Domenica, rifiuti organici, carta e cartone. Lunedì, vetro e secco residuo. Martedì, rifiuti organici e multimateriale. Mercoledì, carta, cartone e pannolini. Giovedì, vetro e secco residuo. Venerdì, rifiuti organici e multimateriale. Sabato non si effettuano conferimenti. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.buttoltorredelgreco.it. Il futuro non ammette rifiuti.